Allora, oggi continuiamo l'analisi modale tempo discreto. Vedrete che molti dei passaggi sono assolutamente identici al tempo continuo, per cui quei passaggi, consentitemi di saltarli, richiamando brevemente il concetto analogo nel tempo continuo. Va bene? Magari questo lo ripeterò anche più volte, perché se qualcuno, diciamo, accede solamente al video, magari in una parte intermedia, gli ripeto di andare a vedere la parte tempo continuo, ok? Perché so che è un'abitudine di molti studenti, magari non seguono la lezione e vanno solamente in alcune parti del video. Ok, allora. Allora, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che siamo in grado di calcolare la matrice di transizione dello stato di un sistema caratterizzato da una matrice dinamica diagonale, e in questo caso è particolarmente semplice ed è qualcosa del tipo di questo tipo qui, va bene? E in particolare poi possiamo calcolare l'evoluzione libera con istante iniziale 0, e l'evoluzione libera è caratterizzata da un totale disaccoppiamento dei modi, ossia ognuno degli elementi dell'evoluzione libera è funzione solamente di un autovalore e delle condizioni iniziali, diciamo, corrispondenti. Va bene? Ora, quello che vogliamo fare è sfruttare questo risultato per calcolare la matrice di transizione di stato di un sistema, diciamo, qualsiasi, e vedremo che per farlo noi dobbiamo semplicemente, tra virgolette, vedere quali sono le caratteristiche degli autovettori della matrice dinamica. La prima parte è identica al caso tempo continuo, e in realtà, se voi guardate, diciamo, questa pagina è veramente la stessa. Potrei, diciamo, uniformare la trattazione del caso tempo continuo e tempo discreto e fare solamente la differenza quando arriviamo alla coppia di autovalori complessi coniugati. Ho preferito, diciamo, ripetere, in realtà adesso andrò più veloce, però ho preferito mantenere il materiale separato, per cui adesso, anche se stiamo facendo l'analisi modale tempo discreto, se io guardo questa pagina, qua non c'è il dominio del tempo, sto sfruttando semplicemente le proprietà delle matrici. Va bene? Allora, in particolare la matrice modale io la costruisco mettendo in colonna gli autovettori che per ipotesi in questo momento sono linearmente indipendenti. Cioè, se sono linearmente indipendenti lo posso fare, e per cui posso mettere in colonna tutti gli autovettori e ho la matrice modale che è una matrice n per n in cui ho messo in colonna gli n autovettori. Va bene? Dopodiché io so qual è il legame tra le, diciamo, matrici dinamiche di sistemi simili, ossia A' uguale B-1 AV, e procedo con gli stessi identici passi che abbiamo già fatto mercoledì scorso, per cui adesso non li ripetiamo. Nel momento in cui io ho trovato la matrice modale, la matrice di transizione dello stato di un qualsiasi sistema, quindi diagonalizzabile, è ottenuta con la relazione che abbiamo già trovato per i sistemi simili. Va bene? Quindi io in realtà quello che faccio quando ho un sistema che è diagonalizzabile, devo calcolare solamente B-1 e V, perché A' me la costruisco, cioè ci metto gli autovalori sulla diagonale, ok? E quindi riesco a ottenere facilmente
a K. Dopodiché le considerazioni che sono scritte adesso sulla pagina sono esattamente le stesse di quelle che abbiamo visto mercoledì scorso, ossia nel momento in cui ho degli autovalori distinti, allora diciamo si dimostra che questa è una condizione sufficiente affinché io possa dire che i vettori sono linearmente indipendenti, ma non è vero il contrario, va bene? Una funzione sufficiente ma non necessaria. Ok, qui c'è una piccola differenza adesso con la coppia di autovalori complessi coniugati. Allora, oggi ci saranno delle piccolissime modifiche rispetto al materiale che ho caricato per questioni di notazione. Dovrei ricordarmele tutte, se no fatemi notare quando c'è una differenza rispetto agli appunti che ho caricato. La prima la vediamo adesso. Allora, prendiamo un autovalore. Io so che se un autovalore è complesso, e lo scrivo come alfa più g omega, poiché la matrice ha coefficienti reali, quindi il polinomio caratteristico è un polinomio con coefficienti reali, allora so che deve esistere anche il suo coniugato. Questa coppia di due valori la posso anche scrivere in forma polare, per cui ho il modulo dell'altro lavoro. Bene? Ora, questo autovalore, questa coppia di autovalori corrisponde a una coppia di autovettori. Ora, l'unica differenza rispetto ai vostri appunti è che avevo scelto le lettere U e Z, però U grassetto per noi l'ingresso del sistema dinamico e Z è la variabile che usiamo per il sistema simile. Allora, proprio per evitare, diciamo, di avere lo stesso simbolo, anche se sono in lezioni completamente diverse, ho scelto altri due simboli, ma non cambia assolutamente nulla. Allora, la matrice modale io la scrivo esattamente nello stesso modo del tempo continuo, perché la prima parte è identica, sfrutta solamente le proprietà delle matrici. L'ordine con cui scelgo di mettere gli autovettori è assolutamente arbitrario, devo fare solamente attenzione poi ad accoppiarli bene nella formula finale, adesso lo vediamo, però l'ordine è assolutamente arbitrario. Del resto è arbitrario anche l'ordine così come viene fornito dai programmi di calcolo numerico, non c'è un ordine. Nel momento in cui mi dà autovalori autovettore il programma mi può dare un ordine qualsiasi. Abbiamo fatto un esempio numerico, abbiamo visto che trasformando una matrice dinamica tramite una trasformazione di similitudine, chiedendo gli autovalori che rimangono ovviamente costanti, l'abbiamo dimostrato, ma l'ordine è stato dato dal programma invertito, quindi assolutamente arbitrario, quindi rimane il fatto che qua li posso mettere come mi pare, ok? Nell'ordine che mi pare. Allora, non lo ridimostriamo perché l'abbiamo appena visto, però se io ho dalla definizione di autovalore e dato vettore, se questo è complesso è chiaro che io lo riscrivo, poi separo la parte reale dalla parte immaginaria, qua ho un numero complesso e quindi questo è alfa G omega, però questo deve essere vero per la parte reale e per la parte immaginaria, per cui posso semplicemente scrivere che questo è uguale a Q della parte reale, quindi a Q è uguale ad alfa Q meno omega R,
Questa è esattamente la stessa cosa, diciamo, che abbiamo visto nella lezione scorsa, ma è una proprietà matriciale, per cui non entra in gioco il dominio del tempo in questo discorso. Va bene? Così come non entra in gioco adesso, nel momento in cui io arrivo a riscrivere quell'equazione, e dopo che riesco a dimostrare, quindi andiamo direttamente a B, è uguale a B, e a questo punto, guardate, qua è ancora tutto identico, io qui ho tutti i zeri, va bene? Vogliamo essere precisi, qua ho n-2, chiaramente questo è 2 perché è la sola complessa quadrata. Dobbiamo essere precisi, quindi io qui ho una matrice rettangolare di 0 con n-2 righe e due colonne, n-2 righe e n-2 colonne, e qui invece è quadrata n-2 per n-2. Va bene? A questo punto qual è il problema, qual è la differenza rispetto al caso tempo continuo? La differenza rispetto al caso tempo continuo è che questa forma qui, che è diagonale a blocchi, non l'ho ancora vista, devo vedere se sono in grado di calcolare a prima elevato alla k. Bene, quindi la matrice di transizione dello stato è una forma diagonale a blocchi. Nel caso tempo continuo l'abbiamo visto passando attraverso il metodo di Sylvester, per cui elevato a questa cosa qui abbiamo visto quanto vale, perché l'abbiamo messo in Sylvester e l'abbiamo semplicemente sostituito. Adesso invece dobbiamo essere in grado di calcolare la potenza di questo, per un generico K, di questo blocco 2x2 che è diagonale a blocchi. E quindi lo vediamo un attimo insieme. Ok, allora questo qua lo battezzo H, giusto così per... E voglio calcolare a questo punto H alla K, quindi la matrice di transizione dello stato solamente di questo blocco. Se io applico semplicemente il prodotto matriciale, questo è A' elevato alla K, sono tutti zeri, per cui io so che avrò lambda con 1 elevato alla k fino a lambda n-2 elevato alla k, e poi ho questo elevato alla k. Quindi io devo essere in grado di calcolare questo elevato alla k. Va bene? Allora, per farlo, adesso facciamo un attimo, prima di tutto riscriviamo h, quindi alfa omega meno omega alfa. Questa è la parte reale, va bene? La parte reale del numero complesso io la posso scrivere come alfa e omega, parte reale e parte immaginaria di un numero complesso qualsiasi, modulo per il coseno di teta. Ok? La proprietà dei numeri complessi, quindi questo è alfa e io qua scrivo modulo di alfa per coseno di teta, poi ho modulo di lambda seno di teta meno lambda seno di teta modulo di lambda coseno di teta. Ok? Ma questo significa che io H la posso scrivere portando fuori, mettendo in evidenza il modulo di lambda scalare, e poi moltiplico coseno seno meno seno coseno. Va bene? Ok, a questo punto devo calcolare H alla K. Prima di calcolare H alla K, calcolo H al quadrato, che è dato da lambda coseno che moltiplica lambda coseno seno
faccio il prodotto, e quindi l'elemento 1-1 è la prima riga per la prima colonna, cosen quadro teta più sen quadro teta. L'elemento, facciamo 2-1, è questo, e quindi questo è meno seno coseno meno seno coseno, quindi sì, coseno. Dopodiché primo per secondo, coseno seno, seno di teta, più seno coseno, vabbè, ovviamente non faccio la somma, e poi ho questa sen quadro più coseno quadro. Dove sta? Qua almeno prima riga per prima colonna, qua c'è il meno. Poi qua è 2-2, quindi qua c'è il meno, sta qua. Va bene, altrimenti non funziona. Se qua si fa per fortuna. Ok, allora a questo punto ricordo delle formule trigonometriche che mi dicono che il coseno di alfa più beta è coseno alfa coseno beta meno seno alfa seno beta, e il seno, quello che abbiamo scritto qua, e il seno di alfa più beta è coseno alfa seno beta più seno alfa seno beta. Quindi questo signore qua è uguale a al modulo di lambda al quadrato coseno di 2 teta, seno 2 teta meno seno 2 teta coseno di 2 teta, e questo iterando mi consente di arrivare all'espressione generica di h elevata alla k, che è questo qua. Ma a questo punto ho finito, nel senso che so calcolare qual è la matrice di transizione dello stato della con una matrice dinamica diagonale a blocchi. A questo punto la mia generica, ma con autovettori linearmente indipendenti e una coppia appartenente ai complessi, la posso calcolare facilmente. Per cui
via meno 1 che moltiplica, beh, allora questo è proprio prima elevato alla k, che moltiplica v. Allora v e via meno 1 sono numeri, perché sono gli autovettori. Una volta avuti i dati del problema, queste sono matrici di numeri che sono generalmente piene, ok? Per cui quando io vado a fare questa matrice, il prodotto di questa matrice per V, i modi si accoppiano fra di loro. Quello che abbiamo visto è esattamente uguale nel caso del tempo continuo. Moltiplico per V a meno 1, succede ancora la stessa cosa, si accoppiano ancora, non c'è cambio di combinazioni lineari, ma non ci sta, non rimangono più isolati, a meno che non ci sia un disaccoppiamento dovuto alla fisica del problema per la presenza di zeri opportuni, e questo lo capiremo nelle prossime lezioni. Ok? Cosa cambia se io qui cambio l'ordine degli autovettori? Perché se io devo calcolare la matrice di transizione dello stato, ovviamente abbiamo fatto la dimostrazione, ma io prendo direttamente questa, prendo V, calcolo inversa e poi sono io che metto gli autovalori qui. Quindi, diciamo, questa è proprio la formula che devo applicare. Ma se cambio l'ordine degli autovettori, che cambia? Beh, banalmente, se io inverto per esempio 1 e 2, no? Lui me li dà in questo verso e io li inverto, è chiaro che li ho invertiti qui, li ho invertiti qua e devo invertire anche qua, va bene? Il risultato è esattamente lo stesso, fate calcoli che è esattamente lo stesso risultato. Analogamente, se vi portate questi due da qualche altra parte, molto semplicemente questo blocco lo state spostando, rimane un blocco 2x2. Se vi volete fare del male, questi li separate e state separando le righe e le colonne. Però poi alla fine, quando fate le operazioni, il risultato è lo stesso. Non cambia se li separo, non è più diagonale a blocchi, non è diagonale a blocchi, però facendo l'operazione viene sempre lo stesso risultato. Okay. Va bene? Ok, qui è la stessa cosa che abbiamo detto e ora facciamo un esempio. J. L'autovettore 010, che è l'autovettore associato all'autovalore reale, e poi prendo parte reale e parte immaginaria di uno dei due autovalori complessi, decido io quale.
devo ricordarmi l'accoppiamento, il programma di calcolo numerico me li dà in ordine, per cui se il secondo è questo, meno 1 più j, devo andare a prendere questa coppia. In questo caso è meno 1, 1, 0 e poi 0, 0. Il segno, chiaramente devo fare attenzione perché qua c'è più j, ma ovviamente gli elementi del vettore possono avere segno qualsiasi. Va bene? A questo punto aprimo io me la già la conosco, per sapere aprimo diciamo non c'è bisogno di calcolare il vettore, perché questo già implica che aprimo è uguale a meno 1 e poi parte reale già so che aprimo è questo. Va bene? Ora questo qui elevato alla k, quindi io conosco la prima elevata alla k, poi qui ho radical 2 elevato alla k che moltiplica e qui ho il coseno di 3 quarti di k 3 quarti pi greco, va bene? E poi gli altri vanno di conseguenza. Tanto l'ho scritto qua. Va bene? Per cui ho che la matrice a prima elevata alla k, meno 1 elevata alla k per il blocco 2x2 elevata alla k, ma questo blocco 2x2 elevata alla k è il modulo che è radical 2 elevata alla k, coseno seno meno seno coseno, e il coseno è la fase moltiplicato k. Quindi 3 quarto pi greco per k. Ok, quindi sono in grado di calcolare la matrice di transizione dello stato. Allora, la molteplicità bisogna sempre capire un attimo se è quella algebrica o quella geometrica. In questo momento, diciamo, noi stiamo utilizzando valori regolari, nel senso che se io dico che la molteplicità, non dico la molteplicità, se io dico che gli autovettori sono linearmente indipendenti fra di loro, io sto dicendo che gli autovalori sono regolari, quindi io sto dicendo che se la loro molteplicità algebrica è maggiore di 1, la molteplicità geometrica è uguale. Quindi diciamo l'ipotesi che siano regolari non ci dice nulla sulla loro molteplicità. Se hanno una molteplicità maggiore di 1 potrebbero rientrare in questo caso come non, se non rientrano, e adesso diciamo ci arriviamo, così come per il tempo continuo, noi arriviamo in una forma un po' strana che si chiama la forma di Jordan, che ho deciso di non farvi studiare, va bene? Quindi io ve la riporto adesso perché è quella che fa comparire i modi polinomio del tempo che moltiplica lambda elevato alla k, va bene? Qua? Sì, quando faccio il prodotto A per B, perché la messa busta nella parte sinistra del prodotto? Ho invertito alla lavagna le V, adesso le ho cancellate. Ho invertito V e V meno 1 nelle formule che ho scritto. Che cos'è che non si trova? Non mi è chiaro. A per V secondo lei non è così? Cioè, non ho capito. A è diagonale. No, no, questa A qua adesso è generica. Questa è la A generica. Questa è quella che poi sarà A primo. Però questa qui è quella di partenza. Infatti poniamo A primo uguale poi questa matrice. Ho già me l'ha fatta l'altra volta questa domanda, non è convinto ancora. Possiamo fare un caso numerico se vuole. Ok, va bene. Se no vediamo un caso numerico per convincerci. Ok, allora
Vediamo il fatto che io possa avere una molteplicità algebrica maggiore di 1 con autovettori linearmente dipendenti tra di loro, ossia il caso che gli autovalori non sono regolari. Bene, e questo è l'esempio tipico. Guardate, anche in questo caso qui non c'è il tempo. Questa pagina è la stessa della lezione di mercoledì scorso sul tempo continuo, perché questo riguarda le proprietà delle matrici e la loro, diciamo, diagonalizzazione. È il concetto di autovettore generalizzato che ho deciso di non fare. Lo sto citando solo adesso e l'ho citato, diciamo, la lezione scorsa. In particolare, quando avete una matrice con questa struttura, questa qui è triangolare superiore, ha sulla diagonale sempre lo stesso autovalore e poi sulla sopra diagonale ha 1, in questo caso la sopra diagonale è solo un elemento, si chiama forma di Jordan. L'autovalore è 2 con molteplicità algebrica pari a 2. Se vado a verificare quanti autovettori sono associati a questi due autovalori, c'è un autovettore associato. Okay? Per cui la molteplicità geometrica è 1 e quella algebrica è 2. Non so diagonalizzare e in effetti ho bisogno di strumenti, diciamo, che non avete studiato. Arrivo in una forma che si chiama forma di Jordan, quindi la mia matrice non è diagonale ma è diagonale a blocchi, in cui i blocchi hanno dimensione e vi ho cambiato la letterina perché P l'ho usata per la dimensione dell'ingresso, va bene? Quindi ho messo la G che non dovrei aver usato da nessun'altra parte. Questa è, diciamo, la forma più generale di matrice diagonale che, diciamo, possiamo costruire. Perché mi interessa? Perché se io calcolo, quindi A io la posso scrivere come una matrice diagonale di tutti i blocchi di Jordan, se io calcolo A elevato alla K, cosa compare? Beh, compare proprio il modo K per lambda elevato alla K meno 1, okay? Che altrimenti con i passaggi che abbiamo fatto fino adesso, diciamo, non uscirebbe da nessuna parte. Questo è proprio il coefficiente binomiale. Non è importante che ci ricordiamo, cioè l'ho anche scritto alla pagina successiva, non è importante che ci ricordiamo quanto vale il coefficiente binomiale. La cosa importante è che noi qua vediamo che c'è il tempo, K è il tempo, che moltiplica lambda elevato alla K meno 1. Nel tempo continuo era T per elevato a lambda T, va bene? Per cui adesso abbiamo un quadro completo di tutti quanti i modi dove possono essere, dove possono trovarsi, diciamo, da dove possono, diciamo, nascere i vari modi di evoluzione. Ok, gli algoritmi numerici sono instabili, la stessa cosa, certo, perché non è legato al tempo ma è legato alle proprietà delle matrici. Polinomio minimo lo saltiamo e vi faccio vedere adesso solo i disegni, perché i passaggi sono gli stessi del tempo continuo, cioè l'interpretazione di autovalori e autovettori che ho fatto qui nel tempo discreto. L'unica differenza, il primo passaggio, cioè dimostrare che A alla K, cioè la matrice di transizione dello stato per l'autovettore, è uguale a l'autovalore corrispondente alla K per l'autovettore, lo abbiamo dovuto dimostrare nel tempo continuo, perché avevamo la stessa proprietà e abbiamo dovuto dimostrare questo. Va bene? Il resto è tutto assolutamente identico e rimane la, diciamo, significato particolare degli autovettori come direzione in cui si eccita solamente il modo associato all'autovalore corrispondente. L'abbiamo visto anche ieri in aula informatica dal punto di vista numerico, va bene? Per cui io qui vi faccio solamente vedere qualche disegnino, 2x2 per poter fare un grafico. Quindi questa è una matrice dinamica in cui gli autovalori sono gli elementi sulla diagonale 0,5 e 0,6. Questi sono i due autovettori. Se calcolo una evoluzione libera partendo dal punto rosso, questo è quello che ottengo. Che cosa ho scelto come opzioni per disegnare il plot? Di fare solamente il simbolo e non la linea.
Perché? Perché nel tempo discreto io ho dei campioni, tra un campione e l'altro non è proprio definito il mio sistema dinamico, va bene? Per cui io, diciamo, in questo disegno faccio solamente il disegno del simbolo, di un simbolo qualsiasi, in corrispondenza dei vari campioni. Ok, e questo è, diciamo, coerente con quello che abbiamo studiato. Tra l'altro, vabbè, qui sono molto simili fra di loro i due autovettori, quindi quello più veloce chi è dei due? Tra 0,5 e 0,6 chi è più veloce? Allora, lo vediamo nell'esercizio che facciamo dopo la pausa, chi è più veloce, va bene? Però, 0,6, elevato a se io ho, diciamo, vabbè, lo vediamo dopo, dai. Numero elevato alla K, dovrei averlo fatto in analisi, però... Ok, se ho un autovalore in 1, questo significa che uno dei modi è 1 elevato alla k e quindi rimane, diciamo, diverso da 0 per k che va all'infinito, per cui l'evoluzione parte dal punto rosso, poi uno dei due modi si estingue e l'altro no. Ok? Autovalore complesso e coniugato, ho una bella spirale. Ok, adesso diciamo, facciamo una pausa veramente brevissima e poi facciamo, diciamo, un'esercitazione alla fine di analisi 1, però la facciamo breve perché abbiamo fatto cose abbastanza semplici, comunque la facciamo 5 minuti, li facciamo.